La sieco rompe il digiuno, vince e convince, trascinata non soltanto dalla solita vena di Sant'Angelo e dalla giornata sì di un ritrovato De Paola, ma anche dalla straordinaria performance dell'ultimo arrivato in regia, un super Ferrato con 10 punti, 8 dei quali a muro, pazzesco. Il campionato comincia ora per gli ortonesi. Senza grosse apprensioni, a parte la terza frazione vinta in rimonta, l'Abba Pineto con un buon Fano, un successo che conferma la prima piazza alla vigilia del giro di boa col big match a Santo Stefano a Grottazzolina. Nessuna nuova purtroppo sul fronte attino, ma chiedere un'impresa contro la capolista Brescia sarebbe stato fuori luogo. In B maschile ennesimo KO delle nostre, ma se senza storia è stata la sconfitta interna dell'Alba col Civitanova, il Paglieta ha ceduto in casa sua nelle immagini al tie-break a un impietoso e fortunato Avellino, conquistando un punto ma rimpiangendone un altro sulla scia del 17-19 al quinto set. In B una femminile consueto cliché di una generosa teatina che parte bene, cresce e vince il set numero 2, sfiora il 2-1 perdendo i vantaggi 25-27, poi crolla sul campo del forte Castelbellino. Peccato, come sempre. In B2, fermato dal Covid delle avversarie, il Cetias Montesilvano. Niente invece resta la marcia trionfale di un Teramo al nono sigillo, stavolta 3-0 a Pagliare su nuove gare. Che dire di più della fantastica capolista solitaria? Cedono in casa le cugine pescaresi, niente da fare per ad Annunziana dopo un ottimo avvio contro il quotato Bari, scivola il Gada Pescara 3 al tiebreak nelle immagini dopo aver menato le danze fino al 2-1, primo set con rimpianto dal 23-20 al 23 pari, dal 24-23 al 24-26. Momento no, passerà. Domani alle 21 tanti ospiti nell'ultima puntata dell'anno in corso di Pallavolè, da non perdere.